Ragazzi, guardate, questa è la pista di go-kart. Sapevate che a Santa Maghita c'avevamo la pista di go-kart? Ecco, questa qua. È chiusa, abbandonata, non so il perché, forse lo stato, boh, non si sa. Ah, guardate un po'. Abbandono totale. Comunque, non volevo dire questo, volevo dire. Facciamo il conto che lo Stato vuole la legalità in tutto e per tutto, no? E uno va per iscriversi, mettersi in regola e ci vanno già per iscrizione 200 euro. Poi ci vuole avere il coraggio di pagare le imposte che sono ogni 3 mesi 800 euro, almeno come so io. E poi c'è l'IVA, 20%, 21% di IVA. Ah, gli ha detto che uno può andare a farsi una cosa in regola. Se uno non fa una cosa in regola, no? Che uno non fa una cosa in regola, lavora a nero, diciamo così. E quando per dire una persona ti dice lavora oggi e poi finisce di lavorare e non ti paga e ci vai per chiedere, dico, oh, io ho lavorato, tu non è che puoi dire a quella persona dammi i soldi per forza, perché per la legge sei punito. Non ci puoi dire dammi i soldi. Ecco il punto, se uno lavora a nero rischia di non essere impagato, questo è il problema. E per la legge l'ignoranza non esiste, perciò se noi continuiamo col lavoro a nero qua, la finisce, che non ci paga più nessuno ed è un problema, perché in Sicilia travaglia e poi si vide fanno, questo è il problema. Bella, questa prima era un campo sportivo e poi è diventato la pista di go-kart.